Bentornati come sempre in studio per le notizie di oggi, 14 dicembre 2019. Sta facendo discutere un post ironico su Facebook pubblicato questa mattina dal sindaco Francesca Valenti nel tentativo di ironizzare sull'ennesimo smottamento del manto stradale e la relativa collocazione di una transenna. Il primo cittadino ha annunciato con una provocazione che non è affatto piaciuta che da oggi in poi ogni transenna avrà un nome, iniziando con quella chiamata Salvatore, riferita al Natale che si avvicina, o forse ad uno dei più accaniti rappresentanti dell'opposizione politica. Tra le righe anche un tentativo, anche questo non riuscito, di criticare la stampa per diffondere le notizie delle strade danneggiate. Il primo cittadino fa riferimento al degrado della rete idrica e fognaria, ma il post ha provocato tanti commenti critici. Il carnevale deve essere affidato per la sua gestione, organizzazione e promozione per 2 anni. Si tratta delle edizioni 2020-2021. Il biennio è tra le motivazioni dell'assessore al turismo e spettacolo Sino Caracappa. Responsabile del procedimento, l'espletamento delle procedure per l'affidamento della gestione della festa e della sua promozione è Giovanna Maniscalco. La manifestazione di interesse che sarà partorita prevede l'affidamento appunto per le edizioni del 2020 e 2021. Il Consiglio Comunale di Ribera ha approvato ieri sera il bilancio di previsione e tutti gli atti propedeutici alla stabilizzazione dei 91 precari. Determinante il ruolo dei consiglieri di opposizione e il sindaco Carmelo Pace a rilevarlo oggi al nostro telegiornale e dare merito a tutto il Consiglio Comunale. La prossima settimana si procederà alla firma dei contratti a tempo indeterminato. Con l'approvazione del bilancio si interverrà anche per la manutenzione stradale e l'illuminazione. Ma sono stati previsti anche i fondi per la futura stabilizzazione dei lavoratori ASU, per la quale si attende solo una normativa che acconsenta di garantire la prosecuzione dell'attività anche per loro. Domani è al Sacro Cuore tombolata di solidarietà di Crescere Insieme, una bella iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi in favore dell'associazione che si occupa di assistenza a disabili. Tante ditte grandi e piccole di Sciacca hanno aderito. La tombolata avrà inizio alle ore 19:30. Calcio, domani lo Sciacca nella 14ª giornata del campionato di promozione sarà di scena a San Vito Lo Capo. Dopo la partenza di Turturici ci sarà emergenza in difesa, dove insieme a Tardo il tecnico Piazza schiererà Priolo, il centrocampista favarese che per l'occasione si adatterà a questo ruolo. La società sta definendo un paio di acquisti per completare l'organico, un difensore e un attaccante che la prossima settimana dovrebbero essere a disposizione. Per il secondo anno Passione Tennis, Sciacca organizza la festa dei propri associati nella cornice del Salone della Chiesa del Carmine. L'iniziativa è denominata Passione Natalizia ed è in programma domani alle ore 18. Il sodalizio, presieduto da Davidemmi, consegnerà premi ai soci e celebrerà il gruppo di appassionati che ha saputo trasformare il proprio hobby in una grande famiglia. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.